I have been told I'll be answering. Grazie. In realtà mi era stato detto che avrei risposto a delle domande generali. Comunque ho una 40 anni di esperienza nel settore finanziario e bancario. Ho avviato anni fa un fondo di investimento, ho anche posseduto una mia banca che ho ceduto da poco e sono esperto di operazioni monetarie e sono il fondatore di quello che oggi viene chiamato come economia di Mosler, la teoria monetaria moderna. Uno, benissimo. Si sente l'italiano? Si sente l'italiano? Mi dicono i colleghi che è tutto a posto. Prego. Right, my statement has been finished. Sì, io ripeto, sono qui per rispondere a delle domande generali, non per fare una presentazione, quindi ecco, ho descritto la mia esperienza, sto ripetendo un po' l'intervento che ha fatto Mosler, professor Mosler. Do you want to answer some questions, of course? Yes, I'm here to answer questions. Benissimo. Allora, vediamo se vi sono subito colleghi che desiderino rompere il ghiaccio. Prego, il collega Pisano. Sì, noi stiamo qui cercando una strada alternativa e una strada non conflittuale con l'attuale impostazione bancaria e monetaria dell'Unione Europea per cercare una soluzione alla depressione che c'è in Italia dell'economia, che passi ovviamente nel nostro caso, visto che siamo Commissione di Finanze, attraverso la rimodulazione della pressione fiscale in parte e attraverso strumenti anche magari non del tutto esplorati, che non siano esplicitamente la emissione di moneta, che è uno strumento che noi non abbiamo più per ora a disposizione. Quindi volevamo capire, nell'ambito della teoria che lei porta avanti, quali strade e quali strategie si possono applicare e in che modo queste influenzano l'economia nazionale. Io innanzitutto grazie per la presenza. Voglio chiedere come reputa il fatto che un'unione economica e monetaria, quella europea, sia caratterizzata dal fatto che gli Stati possano comunque emettere titoli di Stato con dei tassi diversi e questo dia quindi la possibilità ai Paesi membri di questa Unione di cannibalizzarsi tra di loro, ovvero ottenere quindi degli interessi molto più alti uno Stato rispetto all'altro. Volevo chiedere la sua opinione. Una dei disagi, per esempio, delle economie italiane è riuscire a valorizzare ed esaltare le caratteristiche locali dell'economia, quindi le economie locali le vediamo in qualche modo penalizzate dal circuito anche monetario e economico europeo. Quali sono le prospettive in questo senso che abbiano per obiettivo appunto la valorizzazione delle peculiarità dei singoli paesi? Grazie. Vorrei chiedere a Mosler cosa ne pensa delle politiche dell'austerity sotto le quali siamo in questi anni e in particolare cosa ne pensa del pareggio di bilancio in Costituzione e del Fondo Salva Stati, MES, e tutto quello che ne comporta per i cittadini. Grazie. Vi siano altre domande, ma mi pare che abbiamo messo materia per un ciclo di conferenze. Affidiamo tutto al professore. I'll be answering these directly. Innanzitutto vorrei dare un po' un quadro generale dei problemi, poi questo è il mio biglietto da visita. Se avete bisogno di questa carta e non potete uscire da questa stanza senza avere questa carta, perché c'è un esattore fiscale che raccoglie questa carta all'uscita. Allora tu sei disoccupato e hai bisogno di questa carta per uscire. Se ci sono 50 persone
e ho deciso di spendere soltanto 40 biglietti, 10 dovranno rimanere in questa stanza. E se voi volete portare a casa dei biglietti in più, cioè risparmi che avvengono nelle economie normali, dovrò spendere abbastanza per coprire le tasse e i risparmi, altrimenti non potete uscire da questa stanza, rimanete disoccupati senza possibilità di trovare un lavoro. Quindi vi inserirò a creare lavori magari per pulire tappeti, anche se non avete esperienza, quindi se ne servono appunto, se stampo 20 biglietti in meno, 20 persone, no, comunque non è, questa non è garantita da riserve auree, però se lavorate a quel punto avrete un valore e potete uscire dalla stanza. Questo fu discusso alla conferenza la mia conferenza di Bretton Woods 96 con le banche centrali, abbiamo descritto esattamente, non diciamo giorno per giorno, ma quello che sarebbe successo. Il problema è che il disavanzo è troppo piccolo, il deficit è troppo piccolo, dovrebbe essere più grande, e purtroppo l'Unione Europea crede che invece i disavanzi siano troppo grandi, e quindi l'austerità diventa come un parrucchiere che ti taglia i capelli, tu dici sono troppo corti e lui ne taglia ancora un po' di più, allora ne taglia ancora di più, ma taglia ma rimane sempre troppo corto. L'unica via d'uscita, diretta o indiretta, è far crescere il disavanzo, il deficit di qualcuno. Potrebbe essere anche un deficit settoriale, anche del settore privato, non necessariamente del settore pubblico, il settore estero con le esportazioni o le importazioni, il settore pubblico. Cioè un comparto deve spendere più euro di quanti non ne ricavi per poter compensare l'esigenza di risparmiare. Ecco, torniamo. Ecco, l'emissione di titoli a tassi di interesse diversi. Alla metà degli anni 90 ci si rendeva conto che in realtà ci voleva una garanzia di banca centrale su tutto il debito, a quel punto tutto sarebbe stato giusto. Anche i tassi di interesse, la soluzione sarebbe stata quella. Quando nel 2011 è stato annunciato che la Banca Centrale Europea avrebbe fatto quello che serviva, cioè una garanzia indiretta del debito, a quel punto i tassi di interesse hanno iniziato a scendere, quindi è necessaria una garanzia di Banca Centrale, problema numero uno. Poi c'è il moral hazard, il rischio morale, come si fa a prevenire questo rischio, il moral hazard? I fondatori del trattato ritenevano che i mercati avrebbero operato per evitare questo moral hazard attraverso i tassi di interesse, ma non ci si è riusciti, non c'è riuscito il governo, non ci sono riusciti il mercato, non è questo lo strumento, ci vuole una regolazione diretta. Quindi il primo punto è la necessità di una garanzia di banca centrale, da parte della banca centrale. Negli Stati Uniti i singoli stati federali si trovano in una situazione analoga all'Unione Europea. Qui in realtà i governi nazionali sono diventati molto simili diciamo, ai governi statali, però i disavanzi controcongiunturali non sono gestiti dai singoli stati, è stato il governo federale che ha speso 3.000 miliardi in più con tassi di interesse in realtà che erano a zero, e lì c'è stato quindi il disavanzo innescato dal governo federale, perché se il governo federale non avesse agito con una leva anticongiunturale e avesse chiesto agli stati di pagare indennizzi per la disoccupazione, i singoli stati si sarebbero dovuti indebitare per 3.000 miliardi e a quel punto si sarebbe trovato in questa situazione l'Unione Europea, quindi con impennata dei tassi. Invece il governo federale raccoglie la moneta e poi prende a prestito il denaro e poi lo reinveste negli stati, e quindi gli stati in qualche maniera usufruiscono di quote di spesa pubblica federale. I tassi valutari, i corsi monetari, in realtà tutto congiura per rendere l'euro forte, è stato tutto previsto perché
quello che è stata, che è partito come un'astrazione sulla base del modello tedesco, quindi bassa domanda interna, esportazione, in realtà anche in Germania i consumi interni non sono forti, la domanda interna non è forte per aiutare gli esportatori a mantenere bassi costi per rafforzare la competitività degli esportatori, questo fa salire la moneta, a quel punto la moneta non è più competitiva e quindi alla fine non ci si guadagna niente, quindi la Germania in realtà ha acquistato valuta straniera, vendere marche e comprare dollari. Questo manteneva il marco a un livello abbastanza basso da mantenerlo competitivo e mantenere competitive le esportazioni. E hanno fatto la stessa cosa in Europa, quando c'erano problemi in Germania, acquistavano valuta straniera e questo manteneva il marco a un livello competitivo. L'euro è entrato in vigore con la stessa politica, politiche fiscali rigorose per tenere bassi i costi, mantenere la disoccupazione un pochino più elevata, ma la BCE non può comprare dollari, non può comprare valuta estera, non è permesso, lo potrebbe fare da un punto di vista tecnico, ma diciamo l'ideologia dei trattati non lo consente. L'Unione Europea non vuole dare l'impressione che il dollaro è tornato in Europa, quindi un acquisto o che l'euro è garantito dal dollaro in qualche maniera, e quindi abbiamo la metà di un modello, e quindi quando le esportazioni nette salgono dell'Unione, l'euro sale e poi si perde competitività e si fermano anche le esportazioni. Gli Stati Uniti hanno iniziato a fare la stessa cosa con il dollaro forte, politica fiscale rigida, rigore, disoccupazione. È come quando un raccolto muore tutto, cioè capito, quando non si raccoglie grano il prezzo del grano sale, quindi se c'è una restrizione a quel punto la valuta diventa rara, aumentano le tasse, si spende di meno, la valuta diventa rara e quindi negli Stati Uniti è successo nello stesso modo, poi se falliscono due raccolti, grano e gran turco, tutte e due saliranno di prezzo, i problemi del dollaro sono simili a quelli dell'euro, quindi nella loro diciamo infelicità, nella loro miseria sono andate più o meno di pari passo le due monete, sono salite entrambe diciamo contro l'economia introducendo elementi di deflazione, la chiamiamo disinflazione ma in realtà sono forze deflattive all'opera. Anche ad esempio l'indice dei prezzi al consumo comincia a destare preoccupazioni, si potrebbe veramente arrivare a una forma di deflazione tipica che abbiamo avuto nella crisi degli anni 30. Valorizzare le particolarità, le specificità locali. Qui abbiamo un recipiente che perde acqua da tutte le parti. Ma non c'è molto che si può fare, c'è un macro problema che deve essere risolto, il disavanzo è troppo piccolo per consentire i risparmi, in realtà va tutto al contrario. Perché l'Italia si è fatta male di più della Germania? Perché l'Italia risparmia meglio, risparmia di più. Queste politiche hanno fatto più male a chi risparmiava di più e quindi i paesi che storicamente come l'Italia risparmiavano di più, sono stati penalizzati. Non ha nessun senso questo, ma ovviamente questo è quello che è successo. L'austerità. Il vincolo costituzionale del pareggio di bilancio, veramente pessimo, peggiora la situazione. C'è una carenza di moneta, di attivi finanziari netti, non sto offrendo abbastanza biglietti da spesa e quindi spendo di meno e vi aumento le tasse, l'aumento a due biglietti. Come si risolve questa situazione? Non si risolve così. L'emissione di titoli del tesoro, titoli pubblici a tassi diversi, ne abbiamo già parlato. Esistono però dei canali indiretti per trovare una risposta a questi problemi che sono conformi con la lettera del trattato e con diciamo, la lettera degli accordi
dell'Unione Europea, quindi spendere come credito d'imposta, non come euro. Quindi se si spendono crediti d'imposta si possono acquistare beni, ecco ad esempio questo, si dà un credito che va bene per il pagamento di imposte, magari differito a 5-10 anni. Beneficiario unico il governo italiano, questi crediti fiscali possono essere venduti, utilizzati per i pagamenti e in qualche maniera libera il detentore dal rischio di default, c'è questa paura generale del rischio di default, anche l'Unione Europea diciamo rafforza questo timore. Con questi crediti, questi tax credits, in realtà c'è la garanzia, appunto, garanzia che poi le imposte verranno pagate magari in maniera differita. Ecco, un mezzo magari non ideale, ma indiretto. Sì, magari viola lo spirito del trattato, ma dal punto di vista tecnico è conforme. Grazie. Allora, due domande abbastanza rapide. Uno per quanto riguarda il settore bancario. In Italia c'è un fondo di garanzia che per fortuna finora, se non mi sbaglio, non ha mai dovuto intervenire, però esiste, copre fino a 100.000 euro i depositi e poi abbiamo anche la nascita in questi ultimi periodi di alcuni fondi di categoria per determinati tipi di banche. Quindi il problema è che nell'ambito dell'unione bancaria stiamo andando verso una forma di vigilanza separata, perché la BCE direttamente visionerà alcune banche con un attivo superiore a un tot di miliardi di euro, quindi le banche sistemiche, mentre le singole banche nazionali continueranno la vigilanza sulle banche più piccole. A fronte di questa vigilanza separata invece avremo poi un meccanismo di risoluzione delle crisi che invece sembra, da molto, ma ancora non si è trovata una soluzione, sembra che sia invece demandata tutta in un'unità centrale, con dei criteri poi anche di accesso che sembra che limitino addirittura le banche un po' più piccole, quindi sostanzialmente tutti devono partecipare ma a nessuno è garantito poi l'accesso a questo meccanismo di risoluzione delle crisi. Questo perché evidentemente, e qua le chiedo qual è invece la realtà in America, stiamo ragionando con delle regole emanate dall'EBA e quindi anche Basilea che sono one size fits all, quindi valgono per tutte quante le tipi di banche indipendentemente dalla grandezza piuttosto che dalla loro caratterizzazione del business. E quindi a questo punto volevo chiedere qual è la sua esperienza invece nel campo statunitense, che è un po' diverso. Ultima cosa, come vede sostanzialmente anche l'evoluzione dell'euro, fatto salvo quanto ci hanno detti finora, perché poi ci sono molte teorie che vedono una prosecuzione dell'euro così com'è con determinate conseguenze, piuttosto che un'uscita di alcune nazioni, piuttosto che una divisione euro a due velocità cosiddetto, piuttosto addirittura che l'uscita della sola Germania, che dovrebbe rimanere al di fuori, anche se magari per breve tempo. Queste sono in breve le 4-5 macro teorie che stanno girando ultimamente per quanto riguarda l'euro. Volevo sapere cosa ne pensava in merito. Grazie. Ho visto il collega Pisano e poi non ho visto altri colleghi. Allora sì, io sottolineo un'altra nostra necessità, cioè quella di parlare delle politiche fiscali interne, perché noi di finanze ci occupiamo soprattutto di quello. Cioè, quali possono essere le politiche fiscali che possiamo implementare nel nostro paese per favorire la ripresa e quali priorità ci dovremmo porre secondo lei da questo punto di vista? Mi farebbe piacere avere una spiegazione un po' più dettagliata dei certificati di credito fiscale, il funzionamento, le ipotesi di funzionamento, come possono essere previsti, eccetera, e quali possono essere svolti sul debito e la gestione di questo debito. E in particolare so che nel suo approccio per l'Italia ci sono i programmi di lavoro garantiti. Noi stiamo lavorando su un progetto che non è del tutto distante, che è il reddito di cittadinanza. Vorrei capire un attimo la differenza e la dinamica rispetto al vostro sistema PLG. Grazie. Non mi pare che vi siano altri colleghi, allora possiamo dare la parola al professore per i suoi final remarks. Ok, and I apologize for rushing, but there's a... c'è molto da dire.
c'è un fondo di assicurazione che non è stato mai attivato, non è stato mai attivato perché la Banca Centrale ha detto che avrebbe fatto quello che sarebbe servito. A quel punto i tassi a 10 anni sono scesi da 7 a 4 invece di fare, di seguire l'andamento greco. Quindi in realtà la Banca Centrale, la BCE, ha provveduto a salvare la situazione e quindi non è stato messo alla prova. Cioè la Banca Centrale ha staccato l'assegno, non l'ha staccato, ma ha garantito che l'avrebbe staccato, e quindi il fondo di garanzia non è stato messo alla prova, ma lo è stato messo alla prova indirettamente. Le banche americane, io sono nato nel 49, la crisi degli anni 30, hanno provato senza riuscirci. Cioè, è necessaria un'assicurazione dei depositi credibili, basata su una garanzia della banca centrale. Può essere diretta, quindi una garanzia esplicita, oppure indiretta, garantiremo la solvibilità del governo. Quindi diretta o indiretta ci deve essere una garanzia. Quando è indiretta si paga un prezzo in termini di tasso di interesse, però comunque tu questa garanzia viene data, allora tanto vale dare una garanzia diretta con tassi di interesse più bassi. Esigenze fiscali domestiche interne, questo credito fiscale nel mercato di oggi potrebbero ridursi dell'1-2% l'onere per i tassi di interesse, e quindi magari sono 20-30 miliardi di euro che sarebbe bello riavere nel bilancio, però non scenderebbe la disoccupazione a meno che l'Unione Europea non la consideri come spesa a disavanzo, perché se si paga meno ad un'altra fonte, si spende meno in un'altra parte, a livello macro le cose si compensano. Invece di pagare gli interessi a chi detiene i bond, in realtà si spende su cose più utili. Poi torno dopo a dare qualche dettaglio sui crediti fiscali. Il lavoro garantito. Oggi l'UE utilizza un esercito di disoccupati come una riserva, cuscinetto per raffreddare l'economia. Si aumenta la disoccupazione quando l'economia invece quando invece cambia il ciclo economico, a quel punto aumenta l'occupazione. Però i datori di lavoro non vogliono assumere persone che non lavorano da molto tempo, lo dicono chiaramente. Quindi le persone che hanno perso il lavoro, non per colpa loro ma per problemi macro, a quel punto se l'economia migliora potrebbero trovare un lavoro, ma non vengono assunti perché l'avevano perso prima. Quindi offrendo un lavoro a chi vuole e può lavorare, un lavoro a salario minimo, la gente potrà dimostrare quello che sa fare, e a quel punto aumenta anche la possibilità che questa persona venga riassunta nel settore privato. Sono quindi lavori di transizione dalla disoccupazione all'occupazione nel settore privato. Ma per avere lavoro nel settore privato bisogna aumentare il deficit, quindi aumentare le tasse o spendere di più, ma più spesa pubblica. Queste sono due opzioni. E poi man mano che si espande, che cresce l'economia, con questo lavoro garantito le persone possono passare dalla disoccupazione al settore privato. L'ha fatto l'Argentina nel 2001, se non sbaglio. E poi l'Università del Missouri ha ripreso l'idea, dove è stato appunto pubblicato il mio studio. Funzionari del Ministero del Lavoro l'hanno studiato per un anno, e poi per 3-4 anni l'economia di quel paese era molto forte. Reddito garantito. Ecco, torno a questa carta, a questo biglietto. Cioè, io sono il governo, un po' do lavoro alla gente magari per gli insegnanti eccetera. Se io invece ti do questo biglietto gratuitamente e tu senza lavorare, tu esci dalla sala, ma questo non torna indietro. Se questo reddito garantito è troppo alto, avremo
un'iperinflazione, cioè nessuno lavora, i prezzi aumentano perché non c'è l'incentivo monetario. Se invece il salario è parziale, diventa come una riduzione dell'imposta, a quel punto funziona, ma riduce la capacità del governo di acquistare altri beni e servizi. Quindi la cosa migliore per me è dare lavoro a tutti. Quando tutti hanno lavoro aumenta il deficit, aumenta il disavanzo, e a quel punto i buoni del tesoro devono essere garantiti dalla banca centrale. A quel punto si potrà indebitarsi allo 0,5%, più o meno i tassi tedeschi, e a quel punto il rischio di finanziamento scompare, e a quel punto si possono condurre politiche anticongiunturali, offrendo lavoro a chi vuole e chi vuole lavorare, tornare in una situazione di piena occupazione, avere una forza di lavoro di transizione che poi all'inizio sarà molto grande, ma poi si ridurrà perché man mano verrà riassorbita dal settore privato, e questa forza di lavoro di transizione sarà magari al 3%, quindi minore al tasso di disoccupazione. Soltanto una transizione. Ho creato più domande? Congedare il nostro ospite, abbiamo qualche minuto di sospensione.